Ma noi abbiamo chiesto, pur di creare difficoltà alla Russia in questo momento e di essere, insomma, di supporto, lei sarebbe disposto anche a pagare di più, il gas, eccetera. E il 64% degli italiani ha risposto di sì, come gli stessi abitanti della Germania avevano già risposto a uno stesso sondaggio. La differenza è che tra i nostri, il 45% ha detto va bene anche a tempo indeterminato fino a che non troviamo una soluzione, mentre il rimanente 20% ha dichiarato che va bene ma a tempo massimo per un mese, per un anno, cioè alla fine dell'anno dovrebbe essere risolto. La situazione che rimane ancora, sì, è però attenzione, perché l'80% degli italiani è pienamente consapevole che questo conflitto avrà delle serie e gravi ripercussioni sul proprio portafoglio Certo. familiare. Quindi le due cose unite non aiutano. Ecco perché da una parte abbiamo la sollecitazione di immagini come quelle di Bucca che ti strappano il cuore e dall'altra abbiamo la necessità, diceva prima l'onorevole Cangini, di guardare il nostro giardino, no? E quel tema è preoccupante perché ovviamente per noi è una guerra economica in questo momento, oltre che vedere le immagini. Sì. Il problema è quello. E allora, devo andare in